Chiuderei il tavolo con intanto un sincero ringraziamento a tutti voi per aver condiviso esperienze e prospettive. Credo che sia stata una discussione estremamente densa, ma anche estremamente pragmatica. Non indugio oltre, passo la parola al dottor De Bari per le sue considerazioni conclusive e le sue ultime. Francesco Alberto, prego. Le mie non sono delle considerazioni conclusive, sono un ringraziamento a tutti e un'osservazione che Rome wasn't built in a day, e quindi neanche il progetto ambizioso che abbiamo in mente lo facciamo in un giorno. Oggi è stato un passaggio molto importante per noi perché ci ha confortato. Ecco, noi eravamo in qualche modo preoccupati di spiegare perché un porto e perché un'autorità portuale. Ma in effetti, dai riscontri che abbiamo avuto oggi, mi sembra che ci sia una convergenza di tutti gli interlocutori e la nostra autorità è pronta a cercare di svolgere un ruolo di sintesi e di pesce pilota, portando tutte le istanze che sono emerse nelle sedi opportune. Soltanto questo. Un grazie di cuore a tutti, è emerso un grande entusiasmo e naturalmente sono emersi anche dei messaggi chiari che riporteremo alle istituzioni coinvolte, però l'entusiasmo c'è e mi sembra che ci siano dei grandi elementi anche di concretezza per questa Hydrogen Valley Toscana. Grazie. Grazie.